Amici e amiche di Attila Games, come sempre ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui oggi finalmente di nuovo con Civilization 6, con la nostra espansione Rise and Fall. Allora, riprendiamo dove ci eravamo lasciati la volta scorsa. Ho fatto una mia pausa di riflessione, successo per gli affari miei, e secondo me è la vittoria che più ci può aiutare, diciamo, la vittoria più facile per noi da ottenere, la più plausibile è quella per dominio, perché effettivamente da un punto di vista militare siamo messi davvero bene. Militare e scientifico siamo messi bene. Vittoria culturale o religiosa, assolutamente no. Quindi io pensavo piano piano, lenti lenti, lemme lemme, però di conquistarci Londra, perché è la capitale originale dell'Inghilterra, di conseguenza otteniamo già il primo punto dominio, non a 44 di difesa, senza della guarnigione, senza le pareti, senza, sì, le pareti, come cazzo parlo, senza mura difensive, di conseguenza può essere molto appetibile, relativamente semplice da catturare. In secondo luogo, a sud, stesso principio per quanto riguarda la Francia. Dov'è Parigi? Qui così. Ecco, Parigi si è un attimino difesa da mura, ok, però in poco tempo si fa fuori anche quella. Magari prima gli prendiamo anche Nantes, così che è un po' in mezzo alle balle. E poi giù. Questa l'avevamo fondata noi? Sì, ok, è la nostra nuova città, che ci sono anche delle balenottere, perfetto. Però in primo luogo direi di concentrarci su Londra. Allora, la prima roba che possiamo fare è magari denunciarla, così ci abbassano il casus belli. Andiamo a crearci un po' un casus belli. Salve, salve, salve. Denuncia. Critica formalmente il comportamento di questa civiltà. Una dichiarazione formale di guerra con o senza casus belli può fare seguito dopo che sono passati altri 5 turni. La denunciamo. La regina desidera avvertire chiunque voglia mancare di rispetto al suo popolo e al suo mandato che potrebbero insorgere molteplici problemi. Arrivederci. Perfetto. Ecco, se sentite rumore, sono i lavori che naturalmente proseguono. Poi ragazzi, mentre... Ok, qui verifichiamo un attimino che tutto sia a posto. Intanto iniziamo a mandare un po' in su l'esercito. Ah, il carro pesante può diventare cavaliere con 180 di oro? Vai. Perfetto. Iniziamo a mandarli in su. Vi dicevo ragazzi, moschetto con per 200 di oro. Aspettiamo un attimo, allora, cara legione, a diventare moschetti, perché 200, oddio, 200 di oro sono tanti, però potrei anche investirli. Turno successivo, magari. Il nostro grande Annibale va in su. Iniziamo a mandare in su qualcosina di esercito, perché qua così abbiamo tanta roba in giù. Vi dicevo ragazzi, intanto turneggiamo, mi è dispiaciuto per l'episodio di ieri che è stato pubblicato, poi ho dovuto eliminarlo. Ah, abbiamo trovato Montezuma, salve. Da me Montezuma è una località, invece qui è un nome. Vabbè, dettagli, dettagli. Sono il corrucciato signore di Tenochtitlan, il... che si presenta di fronte a me, un guerriero o un codardo? Grazie per la presentazione, ma non abbiamo tempo per altre cortesie. Ok, dato che stiamo puntando a una vittoria per dominio, non mi sembrerebbe simpatico accoglierlo. Allora, via qui, via qui. Ok, abbiamo preso due pugni, due punti, perché abbiamo trovato gli Aztechi e hai costruito un nuovo distretto. Perfetto. Produzione per Ostia. L'università, l'armeria, che non sarebbe male l'armeria. Ah, perfetto, abbiamo fatto la piazza del governo. Qui ci dà cosa? Vediamo i bonus che ci dà. Allora, ci dà la sala delle udienze, che è più un'attrattiva, e 4 abitazioni nelle città che hanno un governatore. Puttanega. Meno 2 di lealtà che nelle città che non hanno un governatore. Fornisce un titolo governatore, sblocca la politica e eredità autocratica. Minchia, fa tantissimo. Salaria degli antenati, più 50% della produzione per la costruzione di coloni, non mi interessa più di tanto.
Le nuove città partono con un costruttore gratuito, non è male, fornisce un titolo governatore, sblocca la politica e eredità autocratica, oppure trono del condottiero. Catturare una città nemica fornisce un bonus del 20% della produzione in tutte le città per 5 turni, fornisce un titolo governatore, sblocca la politica e eredità autocratica. Aspettiamo un attimino adesso perché, vabbè, qui per fare le meraviglie. Dobbiamo ancora un po' aspettare, mamma mia, 55 turni per queste. No, invece, guarda, poiché siamo un po' in zona guerra, ti mando a fare. Aspetta, che potremmo fare un commerciante in più, tra l'altro. Però aspetterei, il commerciante lo facciamo in una zona. Oddio, Ostia, non è che sia messa benissimo. Però per ora mi fai. Guarire a cavallo, mandiamo solo anche la nostra catapulta, così in amicizia, non è, non vuol dire niente, non vuol dire Londra, non è che sto preparando l'attacco, però se vedi una catapulta fermarsi lì, tu stai tranquilla che vedrai che non è detto che succeda qualcosa. Allora, vediamo un attimino. Allora, a Gini abbiamo Kumasi che ci dà cultura. Ma dov'è che potremmo? Mettiamolo ad Antiochia per ora l'emissario. Perfetto. Il problema è a Cartagine che sovrana Caterina de' Medici. E Cartagine è abbastanza bellicosa e ci rompono abbastanza le palle. Titolo governatore. Allora, potremmo nominare un governatore nella nostra nuova città. Kuma si chiamano, se non erro. Sì. Lo assegniamo, mamma mia. Perché perde un bel po' di influenza, eh. Ci vorranno 5 turni, però c'è il rischio rivolte qua perché l'abbiamo fatta un po' troppo lontana la città. Non si preoccupi, Kuma vedrà che tra poco la lealtà sarà a 1000. Il guerriero a cavallo qui può anche tanto saccheggiare la strada qualora capiti qualcosa. Turneggiamo, ragazzi. Perfetto, vittoria incazzosa con noi, ottimo. Proprio quello che ci interessava. Unità tende ordini, scusatemi. Ottimo, allora qui così vai, mi fai il bosco, la segheria, sì, così almeno mi togli. Tu, allora, deve essere in territorio amico. Cazzo, allora, un attimo, legione, torna qua. Così il prossimo turno ti faccio diventare stronzo e cattivo. Fortifichi. Turno successivo. Salve. Allora, loro ci darebbero un po' di roba. Però se noi accettiamo, gli diamo il ferro. E col ferro e poi 14 solo di oro è troppo poco. Rifiutiamo perché li mettiamo in deficit. Loro non hanno la risorsa strategica ferro. Di conseguenza, li tagliamo le gambe facendo così. Perché naturalmente in uno scambio guadagniamo noi, ma anche loro. Perché non voglio proprio che succeda questo. Allora, track moschetto. Oppala, 2 punti epoca. In precedenza la risorsa salnitro era soltanto una curiosità per gli eruditi. Ora la nostra unità soldato con moschetto la utilizza come arma per la prima volta nella storia del mondo. Perfetto, abbiamo cioè i soldatacci. Allora, costruttore, dove sei? Qui, vai. Segheria, ottimo. Così Anzio inizia a crescere. Dov'è che manca? Arezzo e Arezzo. Ok. Intanto abbiamo evitato l'età oscura anche per questa epoca qua, ottimo. E poi non so cosa cazzo ci voleva per prendere le balene, non mi ricordo più. Dovrò andare a verificare. Vabbè ragazzi, guarderò per i cazzi miei, eh. Poi magari ve lo taglio o vedrò, me lo guardo a fine registrazione come fare. Per andare a prendere le balene, che non mi ricordo più se c'era l'unità apposita o che cazzo dovessimo aspettare. Allora, tu fortifichi. Allora, vediamo un attimino le nostre unità da portare su. Voi andate in su.
Moschetti pure. Ah, questi ne ho già, ok. E poi inizieremo a portare su cavalli e ste robe qua. Perfetto. Turno successivo. Unità tende ordini, quale? Il nostro generale salta turno. Turno successivo, allora. Salve. Ci sono 18 per 30 turni e il diritto di passaggio, loro 1 e 1. Ci sto, perché tanto noi ne abbiamo tanti di questi, giusto? 2, 1, va benissimo. 18 per 30 turni è tantissimo, ragazzi, perché adesso guadagniamo 32, ma se accettiamo andiamo tipo a 40 per turno. Poi ci danno diritto di passaggio, quindi è una gran figata. Cazzo, ha fatto le mura a Londra. Merda. Vabbè, adesso noi l'attaccheremo seriamente, comunque. Unità tende ordini, ecco 51 per turno. Ma tu ti addormenti lì così. Voi state con moschetto avanti tutta. Mandiamo su tutte le truppe in sostanza. Il costruttore, qua così. Che cazzo gli faccio fare? La fattoria? Non saprei neanche io perché mi toglie spazio per possibili. Beh, una fattoria magari me la puoi anche fare, dai. Poi gli altri campus li metteremo qua, gli altri distretti specializzati. Turno successivo. Devo mandare in su le truppe, ricordarmi ogni volta che torneggio. Cioè lì anche di là i picchieri, così. Quello che la polvere da sparo ha fatto alla guerra, la pressa da stampa l'ha fatto alla mente. Perfetto, abbiamo sbloccato tipografia e anche una nuova. Ok, perfetto. Allora, il costruttore qui. Sta succedendo il mondo. Allora, il costruttore qui mi fa la fattoria. Ok. Poi, momento. Momento di alzare le truppe. Voi andate in su. Cazzo, la legione si muove tantissimo. Voi pure andate in su. La cazzapulta! Eccola qui la cazzapulta, perfetto. Allora, scegliamo una ricerca nel frattempo per l'albero delle tecnologie. Adesso dobbiamo fare un po' più di catapulte, però. Allora, vela quadra, la fregata che. Ok, una nave da. Potremmo fare anche delle fregate per attaccarla via mare. Non è male come idea, eh. Fusione del metallo ci fa la bombarda e picca mos e moschetto. Cazzo, bella anche la fusione del metallo. O la vela quadra. Che facciamo? Non so neanch'io. Ora cos'ho? La caravella e poco altro c'ho, no? Comunità da. Di porto. Da porto, vediamo cosa c'ho. Il quadrireme. Ok, che. Può far qualcosina. Faccio qualche quadrireme magari adesso. Però la quadra non sarebbe male, anche per diventare cattivelli via mare. E ci si mette tanto uguale. Uccidi un'unità con un soldato con moschetto per prendere il bonus. Possiedi due balestrieri per la fusione del metallo. Vabbè, basta farmi un balestriere in più e mi prendo la fusione del metallo, no? Andando da facciamoci la fusione del metallo. Scegliamo la produzione per Puteoli. Fare quasi la bottega che mi dà due di produzione in più, che quindi lavora per bene. Qui il commerciante l'ha fatto. Fammi una torre d'assedio, dai, a Puteoli, ok. Vilinus. Potrebbe farmi anche il porto, Vilinus, non penso. Beh, qui che cazzo è? Faccio un porto navale nel lago, nello stagnetto, dai. La banca, il quartiere dei divertimenti. Com'è messa Vilinus? Cresce abbastanza in fretta, quindi non avrei grossi problemi. Fammi tu le mura medievali, magari, che non si sa mai. Turno successivo.
Perfetto, unità tende ordini. Quale? Tu. Vigila. Porta moschetto. Tu. Vigila. Turno successivo. Salve, vedo che hai molta esperienza nelle arti più sottili del governo. Anch'io ho sempre trovato divertente fare un po' di spionaggio. Secondo me la De Medici vuole attaccare Bottone con il nostro Traiano. Che Traiano, suo cugino Troiano, e le conoscenze sono quelle, il vizio è quello. Secondo me la De Medici ci prova, ci sta provando. Però noi va bene la passera, ma è meglio l'impero, un antico proverbio romano. Kuma sta prendendo lealtà, se questa dovesse raggiungere zero potremmo perdere il controllo. Assegna un governatore alla città per stabilizzarla e riguadagnare la lealtà dei suoi cittadini. Lo sto facendo, vecchio stronzo. Fammi vedere a che livello, a quanto manca ormai a sto cazzo di... A 1. Ok, adesso si insedia. Sì, anche perché non sta più facendo un cazzo sta cosa qua. All'Inghilterra... Vuoi vedere che l'Inghilterra mi fotte la città? No, beh, ma io ho i miei cavalieri. Non dovrei avere grossi problemi. Allora, scegliamo la produzione per Ostia. Fammi un balestriere, così già uno ce l'ho e siamo... Cazzo, 10 turni, però così mi prendo il bonus, ma 10 turni ci mette davvero un sacco. Guerriero a cavallo per Ostia, su. Ottimo. Turno successivo, allora. Attende ordini, il picchiere, vigili. Turno successivo, vai, tranquillo, tranquillo e sereno. Ti ho inviato una delegazione che ti porterà un Goritos. Ok, il Goritos, una malattia dello stomaco. Vabbè, intanto accettiamo il Goritos, però prossima settimana ne riparliamo. Intanto noi 50 per turno per ora è fantastico. Ok, allora, arca troia la legione. Sarebbe stato interessante farla diventare un picchiere. No, un picchiere, un soldato con moschetto. Riportiamola qua, che il turno prossimo diventi soldato con moschetto. Tu, governatore stabilizzato, la città ha bisogno di cibo. Qual è? Kuma. Adesso a Kuma non cresce un cazzo qui. Ma che stronzata è? Ma scusate. Ma dai. Dettagli della città. Hanno un surplus, perché mi toglie un 100% di irrequietezza. Se gli comprassi tipo un... No? Quanto mi fai pagare il commerciante? 375? Compriamolo, ragazzi, è un investimento per il cibo. Così forse cresce. Turno successivo. Sono irrequieti sti rincoglioniti. Solo perché li ho messi nell'Antartico. Sono un po' viziatelli, eh. Vai, soldato con moschetto. Ok, adesso stiamo finendo l'oro però, eh. Unità tende ordini, questo. Fortifica. Turno successivo. La mia delegazione ti consegnerà mais e cioccolato. È il nostro dono, te lo offriamo. La tua delegazione è benvenuta. Noi accettiamo, finché ci regalano la roba va ancora bene. Si sono espansi sti bastardi. Attenzione, questo è il mio scout. Sì, quei barbari. Anzio, 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 anzio. Importi roba. Non saprei neanche io dove. A Ostia, no, anzi a Roma. Ok, che cazzo è successo? Ho perso la città? Ma dai, lealtà cittadina è perduta. Dato che la lealtà è scesa a zero, Kuma si è ribellata ed è diventata una città libera. Per ottenere di nuovo il suo controllo devi esercitare nuovamente la tua lealtà o usare la forza militare. Guarda, di esercitare la lealtà sì, ma non sono un grande oratore. Il governatore è stato rimosso e qui abbiamo costituito un nuovo distretto. Allora, grazie. Ma che cazzo hanno i moschetti? Ma scusate.
sono attrezzati benissimo. Leggiamo, allora, un attimo, scendiamo la produzione per Arezzo. Fammi il mercato per lo snodo commerciale. Da Arezzo l'unità tende ordini. Quale? Sono andato con Moschetto su. Tu vigili. Lo scout qua così scappa. Barbari del cazzo che ci sono pure via nave. Pirati maledetti. Turno successivo. Quella. Puttana maiale, ci stanno massacrando. Ma tu sei un figlio di Troia, però, ma scusate. Guglielmina ha completato il grande faro. Per fortuna solo per farlo io. Mi è morto un... Il tuo esercito è il benvenuto sui nostri confini. Non è il benvenuto. Allora, se dichiariamo guerra, che succede? Facevi bene a preoccuparti, io dichiarerei guerra. Perfetto. La lealtà è un valore irrinunciabile, non lo sapevi? Arrivederci. Ok, si sono un po' offesi effettivamente, però vabbè, noi siamo entrati in guerra con loro, quindi. Traiano ha dichiarato guerra a Vittoria, la città ha bisogno di cibo, ok. Allora, in primis, poi. Vabbè, aspetta, entriamo ragazzi. Abbiamo catturato questa cosa qui dell'Inghilterra che è diventato nostro, perfetto. Cazzo è il monaco guerriero, scusate, ma che c'ha? Sti cosettini qui, ma ti catturi in un attimo, ti catturo. Unità tende ordini, ottimo. Mandiamo la Roma, che abbiamo bisogno di cibo anche qua, vai. Allora, un attimo che adesso arrivo con tutto il resto. Dentro ragazzi, andiamo. Cazzapulta, vada, vada. Ok. Forza anche tu. Andiamo ragazzi. Grandi spostamenti. Ok, turno successivo. Vediamo cosa combinano. Attenzione, ci provano. Ok, morti male. E noi non ci hanno fatto niente. È nostro fervente desiderio comunicarci che ti troviamo una persona orribile e desideriamo che il tuo regno sia molto breve. Ci considerano bellicosi, ma non è vero che siamo bellicosi. Noi siamo... Tecnologia vela quadra ha fatto un grande impulso in avanti, ottimo. Proprio quello che non ci serviva. Impulso tecnico, levati dalle palle, scegliamo una produzione per Anzio. Anzio, cosa gli faccio fare ad Anzio? La caravella, 9 turni per la caravella. Proviamo a mandargli su anche una caravella. Vilinus, biblioteca, assolutamente. 2 turni, vai. Nel generale vado a far supporto, mi raccomando. E ti addormenti qui. Allora, momento. La cazzapulta può attaccare a distanza a questi. Attacchi. Sbam. Ok, non è che gli abbia poi fatto tanto. Vabbè, iniziamo noi ragazzi qui ad attaccare. Ci attaccano un po' da lontano effettivamente, però iniziamo ad andare perché sennò non succede un cazzo. Allora, saccheggia qua. Attacca questi. Aspetta, andiamo qui a capire che cazzo c'ha. No, ma dobbiamo attaccarli da qua dentro, eh. Mentre prende ordini quale? Ok, attacca qua. Hanno massacrati per bene sti vescovi qua con... Il costruttore torna indietro. Il costruttore è diventato nostro, va qua. Scappa
Scappa, scappa, costruttore. Turno successivo, allora. Ah, ecco che arrivano tutte le altre mie truppe. Perfetto. La regione va qui. Soldato con moschetto, avanti tutta. Allora, turno successivo, vediamo cosa ci combinano. No, anche loro pensano che siamo... E ci denuncia pure che siamo bellicosi, ma... Non è che c'è tutta questa gran violenza. Ecco, è questo un po' dove bisogna stare attenti, che ci sparano un po' da lontano. Ah, Roma va a... Ostia. Vai. Inviamo anche un emissario, lo inviamo... Saprei neanch'io. No, ma io non lo volevo mandare a Kumasi, però, eh. Che cazzo è che l'ha mandato a Kumasi? Andiamo ad Antiochia, va, così. Bonus oro. Ok, ragazzi, allora, adesso. Saccheggia strada, saccheggia, rende 50 di salute. Allora saccheggia. Perfetto. Tu... Attacca qua, grazie. Tu. Attacca qua, grazie. Ok, perfetto. Fanno comunque, perché le difese sono forti. La catapulta. Spostiamo di qua. Perché comunque avendo le mura e tutto il resto. Voi provate ad attaccare qua, vediamo che succede. Porca troia, comunque si fanno sentire, eh. Turno successivo, oh, però adesso ne arrivano altri. È così tante cose che io non ho. Vuoi vedere il tuo popolo ridotto in schiavitù? Che cazzo, è molto simpatico l'amico. Anche loro ci denunciano. Ma pure i barbari iniziano a rompere i coglioni. Ma che cazzo ci faceva il cavaliere laggiù, scusate. Porca troia, loro hanno le cose quadre qui, attenzione però, eh. Unità uccise, serve più attrattiva. Allora, vediamo un attimino, perché comunque è difficile attaccarla. Lasciamo una produzione dove? Vilinus, te lo dico subito cosa mi fai. La torre d'assedio. Quando si trova adiacente a una città, le unità da mischia che attaccano ignorano le mura e assaltano direttamente la città. Fammi la torre d'assedio, per cortesia. Ne abbiamo altre torre d'assedio? No, vero? Se non ne abbiamo mai fatte. Ah sì, qui sta per essere fatta. Anzi, ho 8 per quello. Visto la mamma, no? Ok, vi dicevo, allora. Aspetterei che mi arrivino allora quelle torri d'assedio là io prima di riassediare più di tanto la città, eh. Perché sennò perdiamo troppe unità. Allora, via e via. Andiamole lontane. Picchiere può, possiamo comunque mandarlo qui così, giusto per provare, ma secondo me anche non unità tende ordini, levati dai coglioni. Ok. Provo ad attaccare, ma sa che finisce male. Hanno le mura forti, hanno, è inutile, bisogna indebolirgli le mura. A turno successivo, allora, vediamo cosa combinano. Ecco che arriva la catapulta. La catapulta può attaccare direttamente qua? Sì. Cioè, è fatta apposta la catapulta per far danni. Ah, ok, così mi piace la catapulta. Turno successivo,
attendiamo. Ok, loro recuperano un attimo di salute. Allora, soldato con moschetto. Allora, teniamo avanti un attimo i soldati con moschetto e lasciamo solo recuperare gli altri. Mentre la nostra catapulta lì così va benissimo. Grazie, catapulta. Sven. Ottimo, ottimo. Perfetto, ora che abbiamo battuto le mura sarà più semplice entrare. Riproviamo con questi. Esatto. Perfetto, perfetto. Soldato con moschetto riesce ad attaccare in 2 turni. Ragazzi, questo episodio è un attimino più veloce, perché è un po' più forse qui facciamo recuperare, voi pure, un attimino forse più lungo perché dobbiamo appunto attaccare Londra e lo facciamo tutto in questo episodio. Allora, guerriero con cavallo dov'è? Ah sì, tu fortifichi assolutamente, turno successivo, vediamo cosa si inventano loro. Cazzo, ste spie di merda. Ah, abbiamo ucciso la spia, ottimo. Porca, il picchiere qui ha messo piuttosto maluccio. Nella diplomazia ci sono due tipi di problemi, piccoli e grandi. I problemi piccoli col tempo si risolvono da soli. Per quelli grandi non potrai mai fare niente. Perfetto, allora. Machiavellismo più 50% produzione per la costruzione di spie, non mi interessa. Le tue rotte commerciali dirette verso una città alleata forniscono più 2 di cibo e 2 produzione, ma non abbiamo città alleate. Ok, a posto così. Allora, produzione per Arezzo, mura medievale, ragazzi, un attimino stare attenti a queste cosette qua. Allora, il picchiere lo allontaniamo un attimino perché è messo piuttosto male. Allora, cazzapulta. Grazie. Ole. Perfetto, tu recuperi vita. Lui potrebbe fare una miniera qui per aumentare cosa? Ostia, si fa, me la vado a mettere un po' la produzione forse. Poi, tu, soldato con moschetto, porca, è sempre il tasto sinistro, vediamo come se la cava. Ottimo. Perfetto. Allora, vediamo un attimino se tenere o meno la città. Allora, tieni la città. Allora, per ora tieni questa città nel tuo impero come città occupata. Sarà meno produttiva finché il suo stato non sarà discusso sul tavolo della pace alla fine del conflitto. La penalità alla bellicosità attuale, se decidi di tenere questa città, è evidente. La penalità sarà annullata o raddoppiata alla fine della guerra, a seconda che tu decida di tenere o meno la città. Allora, invece non possiamo radere solo la capitale di una civiltà principale, una città fondata da te o da un alleato, o che avevi in tuo possesso all'inizio di questa guerra. Ok, allora siamo obbligati intanto a tenerci la città. Capitale straniera annessa, 4 punti epoca, perfetto. La capitale dell'Inghilterra è stata catturata da Roma, ottimo. Capacità rotte commerciali aumentata, perfetto. Allora, scegliamo una produzione per Londra. E mi fai subito, subito, subito le mura antiche. Perfetto, ora dovremo andare a cacciare tutti gli altri. Comunque Londra è nostra. E noi ragazzi per questo episodio ci salutiamo qui. Voi come sempre lasciate un like e condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. L'inizio della nostra vittoria per dominio è cominciata. Cazzo è successo? E nulla ragazzi, noi come sempre ci vediamo alla prossima. Un cordiale saluto da Attila Games.